praticamente avevo una difficoltà mostruosa ad affrontare le cose più banali della vita, cioè un incontro col fiscalista, commercialista, andare a pagare una multa, tutto ciò che era la vita burocratica che però comunque noi cittadini dobbiamo affrontare, ed era un dramma, per cui mi ero immobilizzata completamente, e però siccome non ho più 12 anni, la mia vita è anche fatta di queste cose, e niente, io devo dirti la verità, io non l'ho fatto senza nessunissima aspettativa, cioè non è, io non sono un'invasata, non sono una che fa meditazione, cioè ero, non dico scettica. Non sono invasati quelli che fanno meditazione, chiariamolo subito. No, nel senso, okay. No, non mi aspettavo nulla, cioè non avevo delle aspettative mostruose. Tu alla fine della seduta mi hai detto di una frase, di quello che ti senti, e io ho detto chi se ne frega, e tu ti sei messo a ridere, e poi mi hai detto come ti senti, io non è che mi sento diversa dentro, cioè non è che mi sento più serena, più agitata, no, mi sento come prima, l'unica cosa che ho è una sensazione fisica che non ho mai provato prima, mi sento come tirata da dietro, dal collo, dalle scapole, dall'alto, come un'attrazione, sì, dall'alto, e tu mi hai chiesto ma tu soffri di cervicale, cioè per me la cervicale da quando avevo, non so, 12 anni, per cui devo dire che c'è stata questa cosa, e poi soprattutto il 2 settembre che dovevo andare in prefettura ci sono andata serenamente. Grazie Andrea.